Leggendo un manga o guardando un anime, vi siete mai scontrati con qualche personaggio yandere o tsundere? Scopritelo assieme a noi in questo video. Yandere è un termine giapponese che indica uno stereotipo di personaggio apparentemente dolce, che si rivela in seguito ossessionato dalla persona verso cui rivolge le sue attenzioni, spesso di genere amoroso. Un personaggio capace di una gelosia brutale e violenta nei confronti di chi lo indispettisce, spesso della persona amata. Il termine yandere nasce dall'unione delle parole yanderu e deredere. Yanderu può essere tradotto come malato, mentre deredere come molto innamorato, significando quindi malato d'amore, perché un personaggio yandere impazzisce per amore. Spesso questo termine si riferisce a personaggi femminili, ma non solo. I personaggi yandere sono spesso capaci di essere completamente normali, fino a che non si innamorano. All'inizio si dimostrano dolci, premurosi, affettuosi, per poi cominciare a diventare sempre più ossessivi e possessivi verso il loro amore, arrivando anche a stalkerarli o rapirli, a volte legando il loro amato a casa perché rimanga con loro e non parli con altre persone, oppure minaccino con un'arma la persona amata per costringerla a stare con loro. Gli yandere hanno una totale devozione, una completa fedeltà, un amore morboso verso il loro oggetto d'amore, molte volte sfociando nella psicopatia. Infatti, la loro pazzia li rende disposti a fare tutto il necessario per stare insieme alla persona che amano e per renderla felice, e basta poco per far scattare la loro gelosia, che può sfociare in brutali stragi omicide. Nei casi estremi, un personaggio yandere che è stato tradito o è particolarmente psicopatico è capace addirittura di uccidere il proprio amato così che non possa mai lasciarlo, o proporre addirittura di suicidarsi insieme per celebrare la loro unione e rimanere insieme per l'eternità. Gasai Yuno, coprotagonista del manga e dell'anime Mirai Nikki, è diventata la faccia delle yandere. Gasai Yuno appare come un personaggio timido e dolce, con uno smisurato amore per il protagonista della serie, Amano Yukiteru. Tuttavia, appena il suo amato si ritrova in una situazione di pericolo, o nel caso qualcuno all'infuori di lei mostri dell'interesse nei suoi confronti, si trasforma in una psicopatica assassina pronta ad uccidere chiunque senza scrupoli. Viene spesso definita nel mondo degli anime e manga come la regina degli yandere, idealizzando lo stereotipo. Un altro personaggio che costituisce quasi l'archetipo della categoria è la Mu. Un esempio meno drammatico di personaggio yandere è Tamama, personaggio dell'anime e manga Keroro. Nonostante l'apparenza innocua ed innocente, Tamama è in grado di avere scatti di incredibile furore e violenza ogni volta che qualcuno tenta di avvicinarsi a Keroro, al punto di arrivare a danneggiare anche quest'ultimo. Un altro esempio è la Vocaloid Mayu, che in apparenza sembra dolce, ma in molte canzoni viene raffigurata con un'ascia insanguinata. Ma possiamo anche citare Kaede di Assassination Classroom. Un ultimo esempio è Misamane di Death Note, innamorata del protagonista Light Yagami. Infatti, la biondina afferma che ucciderà tutte le donne con cui uscirà Light. Il contrario di Yandere è Tsundere. Tsundere è un termine della lingua giapponese che indica uno stereotipo, tipologia di personaggio solitamente femminile, arrogante, combattivo, che in seguito si rivela generoso e di buon cuore, mostrando una contraddizione fra la propria vera personalità e la sua esteriorità. Si tratta di un tipo di personaggio nato all'interno dei videogiochi, principalmente nei simulatori di appuntamenti, ed in seguito adottato in altri media come anime e manga. Riassumendo, un personaggio tsundere può voler dire: una persona che si comporta in modo scontroso e freddo davanti a tutti quelli che conosce, eccetto la persona per la quale la tsundere prova dei sentimenti, facendo rivelare il suo lato dolce. Oppure una persona che solo verso la persona su cui prova affetto, di solito amoroso, si mostra violenta e antipatica, questo per nascondere almeno inizialmente i suoi veri sentimenti. Frasi tipiche dette da una tsundere hanno negazione specifica, lasciando indizi sui veri sentimenti verso quella persona. Per esempio: non pensare che faccio questa cosa perché mi piaci. Il termine tsundere nasce nello slang di internet, pertanto non è mai stato elaborato ufficialmente, ed in molti casi il suo significato può variare notevolmente a seconda dei gusti e delle intenzioni dell'autore. La parola nasce dall'unione delle parole tsun-tsun e derendere. Tsun-tsun può essere tradotto come freddo, imbronciato, spigoloso, mentre derendere come molto innamorato. Benché si tratti di uno stereotipo che nella cultura giapponese esiste da decenni, sebbene non vi fosse un termine per indicarlo, soltanto negli ultimi anni ha ricevuto una crescente attenzione, soprattutto nel mercato del fumetto, dei videogiochi e dell'animazione, e di conseguenza nel relativo merchandising. Molti personaggi identificabili come tsundere sono stati inseriti negli anime più popolari degli ultimi anni. Facciamo qualche esempio: Madoka Yukawa in Kimagure Orange Road, Sakura Haruno di Naruto, Harumi Suzumiya, la protagonista dell'omonimo anime, Taiga di Toradora, Kagami di Lucky Star, Minene Uryu di Mirai Nikki, Kurizo Makise di Steins Gate, oppure anche in videogiochi come Ozana Najimi in Yandere Simulator. Quali altri esempi conoscete di yandere o tsundere di anime, manga, videogiochi? E chi di voi si sente un pochino yandere o tsundere? O addirittura vorrebbe un ragazzo che appartenesse a queste categorie?
Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini, è ora disponibile nei maggiori digital store.